ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video che sto registrando principalmente per chiarire diverse cose. Innanzitutto per spiegare una buona volta per tutte il motivo per cui non faccio video più spesso come una volta e sono stato assente su YouTube per molto tempo. Una volta facevo video molto più spesso. Dunque, il motivo intanto perché non ho fatto video dall'ultimo video, quello su Adobe Premiere, è perché ho cambiato PC e questo cambio di PC è stato molto, ma molto, molto difficile. Non tanto per la scelta dei componenti, perché avevo un'idea su come farlo, però ho cambiato poi alla fine alcuni pezzi. Ma è stato più che altro il problema proprio assemblarlo, perché ogni volta che assemblavo io i vari componenti avevo sempre un problema, praticamente. All'inizio avevo pensato di fare un video, avrei voluto fare un video poi alla fine di tutto l'assemblaggio del PC nuovo, in cui avrei riassunto un po' tutta la storia. Volevo appunto mettere parti dell'unboxing, volevo mettere, perché ho fatto anche gli unboxing comunque dei componenti che ho adesso nel PC, ho registrato i video e ho i video degli unboxing, quindi volevo fare un video molto elaborato, volevo mettere parti dell'unboxing, parti di spiegazioni varie, benchmark, volevo fare un video molto più completo, bello, elaborato, ma non è stato tanto il problema appunto il tempo di realizzarlo, perché al momento è agosto, non ho neanche lezioni universitarie, quindi non ho praticamente problemi di tempo. Il problema è che sarebbe venuto un video veramente troppo lungo e non avrei saputo come suddividerlo bene. Quindi, onde evitare di fare un video suddiviso poi in parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, magari suddiviso anche in 10 parti, perché non avrei veramente idea di quanto verrebbe lungo un video del genere. Ho pensato allora di fare invece questo video che state vedendo adesso, così crudo, raw, così com'è, per spiegare un po' meglio la situazione. Magari monterò i video degli unboxing lo stesso e li metterò magari come video a sé, quindi farò tipo l'unboxing del Threadripper, va bene, l'unboxing della scheda madre, ok, li metto come video così a sé. E magari i video di benchmark che ho registrato li farò come video a parte, senza un unico video grande, lungo, perché ho provato proprio a fare questo video, però non ci sono riuscito. Troppo, troppo incasinato, troppo veramente. Non so, sarebbe venuto un video veramente troppo lungo, più lungo di un cortometraggio quasi. Quindi ho voluto evitare. Riassumendo un po', stringendo un po' le cose. Ho avuto quindi diversi problemi. Innanzitutto, prima di tutto, ho ordinato tutti i pezzi, sono arrivati tutti i pezzi, in poche parole il processore, tutto preso da Amazon, tutto con Prime, il processore è arrivato pure, sempre da Amazon con Prime, solo che quando ho aperto la scatola, che era sigillata intera, e c'è anche il video di unboxing, che lo può provare, questo ve lo faccio vedere proprio adesso. Ryzen Threadripper 1950X. Una considerazione su questa scatola è che è interamente fatta in polistirolo. Abbiamo il logo della AMD qua sotto, non so se si vede bene. Ok, abbiamo poi inciso Threadripper sulla testa della scatola praticamente. E poi abbiamo una bellissima rifinitura che dà un senso molto bello a tutto. Quindi questa plastica qua sopra. È molto bella, è una scatola molto bella. Purtroppo non ho ricevuto dall'AMD anche la targhetta in vetro con il chip, come molti altri YouTuber che hanno fatto la recensione di questo prodotto. Però comunque questo è l'unboxing ufficiale del Threadripper. Quindi si toglie questa parte superiore, tutto polistirolo. Si toglie la parte inferiore. Abbiamo della roba, quindi non la dobbiamo togliere. E questa è la scatola reale, tra virgolette. Unlock the power! Ok, quindi rotiamo questo. Ok. E qui abbiamo il
What the fuck? Ho fatto quindi poi le foto di questo Intel Xeon E5504 da 2.0 GHz del 2008 che risiedeva al posto del Threadripper e le ho anche postate su Amazon stesso come recensione del prodotto stesso, nello stesso venditore. In pratica non c'era il Threadripper dentro, c'era un altro processore, un Intel Xeon 2008 tipo, e l'ho rispedito ad Amazon, l'hanno rimborsato per intero, questo devo ammetterlo, quindi Amazon veramente seria come azienda. Dopo qualche settimana mi è arrivato poi il rimborso sulla posta pay. Ho quindi poi ordinato di nuovo il Threadripper, questa volta è arrivato correttamente, però l'ho preso al negozio, ho portato poi tutto al negozio per farlo sistemare direttamente lì, solo che l'alimentatore che avevo io non era compatibile con la scheda madre, di conseguenza abbiamo dovuto prendere un alimentatore nuovo. Questo alimentatore nuovo non aveva un cavetto per collegare i 4 pin extra, così come anche il mio alimentatore precedente. Abbiamo collegato un non so che tipo di cavetto strano, praticamente si sono bruciati i 4 pin e non arriva più corrente all'alimentatore quando poi abbiamo provato tutto con il cavetto giusto. Di conseguenza ho dovuto sostituire la scheda madre. Per fortuna il processore non si è danneggiato, funziona perfettamente, lo sto utilizzando proprio adesso. Ho quindi tutto questo è durato un mese, nell'arco di tutto luglio c'è stato tutto questo inferno praticamente e a fine luglio ho finalmente poi completato il PC, l'ho lasciato nello stesso case del mio recente i7 che ho adibito poi a test bench, quindi l'ho messo in un case che è molto piccolo e devo anzi poi in futuro aggiornarlo, anche perché non posso neanche chiudere il case. Vi faccio vedere, ho qui proprio il coperchio del case, questo è il coperchio del case perché proprio non lo posso chiudere, è talmente piccolo questo case che non riesce a contenere il dissipatore, sporge di pochissimi millimetri proprio, non riesco a chiuderlo, del resto è provvisorio finché non metto poi un case giusto. Arrivo quindi poi al punto che completo il PC, faccio video di benchmark, provo a fare un video conclusivo, provo a montare un super video per spiegare tutto, fallisco, passa mezzo mese, siamo a metà agosto, domani Ferragosto, oggi per quando registro questo video adesso, ora è 14 agosto, non so quando lo caricherò su YouTube, e comunque sia, alla fine ho deciso, faccio questo video così per togliermi questo pensiero del PC, metto adesso qualche scena, qualche piccola ripresa che ho fatto al case. Ok, innanzitutto mi scuso per il disordine di cavetti, però non ho avuto molto tempo di organizzare ancora il tutto, quindi ancora è in una fase sperimentale. Come potete vedere abbiamo qui una porta PS2 che è possibile utilizzare con uno splitter PS2 per collegare tastiera e mouse di quelle vecchie. A fianco vedete queste due porte USB gialle, sono delle porte USB 3.0 che permettono di fornire della corrente continua e sono ottimizzate appunto per collegare delle DAC. Le DAC sarebbero una sorta di schede audio esterne che ancora non ne ho, però penso che in futuro ne prenderò una soprattutto si utilizzano in ambiti di musica e cose del genere. Sotto abbiamo una porta USB bianca che non è una porta USB 2.0 come pensavo io, però è una porta USB 3.0 anche questa ed è specifica per il Q-Flash del BIOS. Ovviamente una volta che si è su Windows qualunque porta USB si adatta, si può utilizzare benissimo come porta USB senza problemi, solo che è ottimizzata per il BIOS, quindi se collegate ad esempio una chiavetta in questa porta di qua, quando si accende il PC automaticamente partirà il programma di aggiornamento del BIOS, quindi meglio non collegarci chiavette, hard disk e cose del genere, ma collegarci al massimo altre cose. Poi abbiamo altre porte USB 3.0 normali, come potete vedere, abbiamo poi altre porte USB 3.0, la porta Ethernet che sarebbe una killer mi pare, una cosa del genere,
la scheda di rete. Poi abbiamo gli attacchi per collegare l'antenna per il wifi e bluetooth. Sotto gli attacchi per l'antenna abbiamo un USB 3.1 tipo C e accanto USB 3.1 tipo A, al quale ho collegato il mio hard disk esterno. Sotto poi abbiamo un'uscita audio SPDF. Finalmente sono tornate le uscite audio digitali a fibra ottica, non le ho mai utilizzate, penso che in futuro la utilizzerò almeno per una volta. E poi ovviamente abbiamo tutte le uscite e ingressi audio che consentono di collegare fino a un 7.1, penso. Sono tutte placcate in oro e ho notato che rispetto alla mia precedente scheda madre, praticamente, le casse non mi fanno più un suono statico quando non le utilizzo, quindi è qualcosa di molto molto buono. Finalmente ho un silenzio totale quando non c'è nessun suono. Invece prima sentivo un costante ronzio proveniente dalle casse, probabilmente per il fatto che questi jack sono gold plated, adesso forse isolano meglio e non danno più questo problema. Poi continuando, ovviamente abbiamo la scheda di cattura, che non posso utilizzare con questa scheda madre, a mia sorpresa. Infatti quando provo a installare i driver mi si frizza completamente il PC e devo riavviarlo dal tasto di reset, non so per quale motivo. Questo di qua praticamente sarebbero due porte USB 2.0 aggiuntive che ho aggiunto io, prese da un vecchio case, collegate nell'attacco USB della scheda madre, per incrementare ancora di più le porte USB, perché io utilizzo tantissime porte USB, come potete vedere. Ah, e ho saltato ovviamente la scheda grafica. La scheda grafica è la stessa del mio vecchio PC, quindi la GTX 1060 da 6 GB, che in futuro forse aggiornerò, spero, a una Tesla o una Quadro, sarebbero fantastiche. In futuro, quando avrò uno studio effettivo e sarà proprio per lavoro professionale, cose del genere. E qua sotto abbiamo l'alimentatore, che potete vedere è un Corsair RM750X da 750 W, è un ottimo alimentatore. La ventola di questo alimentatore non gira finché non raggiunge i 300 W o finché i componenti interni non raggiungono 50 gradi, quindi è tutto normale. Se comprate questo alimentatore di qua, l'accendete e vedete che la ventola non gira, è normale, sappiate che gira soltanto dai 300 watt in poi, e se utilizza, e se praticamente all'interno i vari condensatori e componenti vari sono molto caldi, quindi raggiungono tipo 50 gradi. Nessun problema, non ho mai avuto nessun problema con questo alimentatore, è fantastico. Ho questo PC praticamente da circa due settimane più o meno. Penso di averlo assemblato la scorsa settimana alla fine, ed è fantastico. Adesso vi faccio vedere anche un pochettino dentro il case. Ok, dentro il case è dove si fa più interessante la cosa. Potete vedere subito l'enorme dissipatore, l'enorme Noctua NH-U14S con una ventola che soffia verso il dissipatore. Da questo lato ci sarebbe un'altra ventola identica all'altra, però come potete vedere non ho lo spazio per poterla montare in questo case, perché altrimenti mi andrebbe ad ostruire la ventola che ho sopra, quindi ci sono molti problemi in questo case di spazio. Però comunque il fatto di essere riuscito ad assemblarlo e funziona, sono soddisfatto, perfettamente soddisfatto. In futuro lo aggiornerò con un case più grande, magari anche con una bella finestra per poterlo vedere meglio, anche perché mi perdo il 90% dello show di luci RGB, però pazienza, alla fine l'importante è che funziona. Qua potete vedere subito la scheda grafica, che è la GTX 1060 6 GB della Republic of Gamers, la ROG Strix, con tre ventole, non so se riesco ad inquadrarle, comunque ha tre ventole sotto. E poi abbiamo qua
il masterizzatore che utilizzo per consegnare i lavori ai miei clienti, ancora lo utilizzo e penso che anzi dovrei procurarmene uno Blu-ray, perché adesso che ho iniziato a fare anche lavori 4K i DVD non bastano più. Proseguendo abbiamo l'alimentatore come sempre, l'RM 750X, la RAM sono praticamente 4 moduli di RAM da 8 giga ciascuno, quindi un totale di 32 GB, ottimi per lavorare. Non sono il massimo perché Premiere, After Effects ciucciano tantissima RAM, però sono lì, non so se si vedono bene. E questo diciamo è più o meno l'interno del case. Abbiamo quindi una ventola posteriore qui che soffia l'aria calda dall'interno del case verso l'esterno. E poi qua sopra in alto, quindi quest'altra ventola che ho montato qua sopra in alto, soffia anche questa l'aria calda da dentro il case all'esterno. Però come potete vedere qua sopra, questo case non ha una grandissima area di ventilazione, è molto stretto, molto piccolo e stretto, e di conseguenza non passa tanta aria, non esce tanta aria da qua sopra. Però mettendoci la mano si può sentire che è parecchio caldo, quindi la ventola comunque il suo lavoro lo fa. Anche qua dietro esce costantemente dell'aria calda, perché appunto è l'aria calda che esce dall'interno del case. Quindi un'altra ventola identica a questa messa da questo lato del dissipatore avrebbe certamente aiutato per quanto riguarda la ventilazione, però avrebbe ostruito in questo case la ventola che c'è sopra. E di conseguenza quindi ancora non ho preso la gemella di questa, però magari in futuro vedremo. Proseguendo poi ci sono anche gli hard disk, ho ancora hard disk meccanici, penso che questo sarà comunque l'ultimo PC nel quale utilizzerò degli hard disk meccanici, se non fosse più che altro che gli SSD NVMe costano ancora tantissimo, ancora infatti non ho neanche un SSD NVMe M2 in questo PC. Comunque sia, la scheda madre è predisposta per montare 3 SSD NVMe M2, quindi sono abbastanza coperto per il futuro, quindi posso benissimo fare questo aggiornamento una volta che scenderanno un po' di prezzo magari. E questo diciamo è il tour del mio nuovo PC. Questo è l'interno del case, come potete vedere. E poi in un altro video a parte, che non pubblicherò domani, non pubblicherò adesso, ma appena avrò modo di poterlo montare come si deve, anche perché voglio fare anche qualche altro benchmark ancora, lo metterò poi su YouTube a parte, farò qualche benchmark, metterò qualche video di benchmark in futuro. E magari metterò anche i video degli unboxing che ho fatto della scheda madre, della RAM, del dissipatore e del processore, che però non era quello vero, perché e appunto in questo video tengo molto a metterlo, perché dimostro anche il processore perfettamente sigillato, imballato, originale, e all'interno c'era un Intel Xeon. Comunque sia, poi quando l'ho riordinato e l'ho ripreso, non aveva più senso fare un altro video di unboxing, innanzitutto perché non l'avevo io, perché avevo preso tutto quindi al negozio poi la seconda volta, e poi perché anche quando l'avevo già fatto il video di unboxing era quello, basta, cioè vi ho fatto vedere l'unboxing effettivo come funzionava, che si gira qua questa parte di dietro, esce la scatola e si accende, quindi poi si prende il processore da lì, molto semplice. Questo è l'unico unboxing che non ho poi riregistrato, però comunque ho l'unboxing della scheda madre, del dissipatore, delle RAM, questi tre ce li ho, devo soltanto montarli volendo e li metto come video a sé. Detto questo ragazzi, spero che questo mini vlog sia stato utile a chiarire diversi problemi, diverse domande per cui non sono più stato molto attivo su YouTube ultimamente, poi anche perché mi sono dedicato di più a Twitch che a YouTube, però penso che tornerò ancora su YouTube, anche perché adesso ho la GH5, la nuova telecamera fantastica che sto utilizzando proprio in questo momento. E tra l'altro c'era anche un video che stavo realizzando a giugno sull'unboxing dello Speed Booster,
Ho ancora i video, devo soltanto montarlo. Detto questo, ragazzi, alla prossima. Non ho altro da dire. Ciao a tutti.